Tanto tuonò no, che piove. E così, mentre il Partito Democratico Lametino si affanna a prendere ancora tempo e a non decidere una data per le primarie, che a vivo, ad esempio, si svolgeranno invece il 22 febbraio, gli eventi hanno preso una piega imprevista. Prima è forse bene ricordare che mentre il centrodestra è in fermento, il Partito Democratico Lametino non solo non ha ufficializzato il nome di chi concorrerà per suo conto alle primarie del centro-sinistra, ma continua a destreggiarsi tra un nomi che a volte vede anche improbabili possibilità. Ora, forse stanchi di questa situazione, un gruppo di consiglieri comunali del PD, affiancati da militanti e simpatizzanti, ha deciso di ufficializzare il suo appoggio ad una candidatura esterna. Si tratta di quella di Tommaso Sonni, candidato con la lista civica città reattiva, che viene definito una formidabile risorsa in quanto possederebbe le qualità necessarie per dare un contributo originale e decisivo per il futuro della città. Ad appoggiare la sua candidatura c'è anche l'ex assessore all'ambiente del comune di Lamezia Terme, proprio in quota PD, Enzo Cittadino, e ancora l'ex capogruppo in consiglio comunale Rosa Andricciola, oltre ad altri consiglieri comunali del PD e note personalità cittadine.